focalizzarmi infatti sul ruolo che ha proprio la ricerca pubblica in quanto motore di sviluppo, perché altrimenti si cade nell'equivoco che la ricerca sia quasi un dettaglio, che ci sia un problema di insufficienza, ma che tutto sommato questa cosa possa essere marginale rispetto alle questioni dello sviluppo economico e più in generale dello sviluppo di qualità di un paese. No, la ricerca pubblica è al centro dello sviluppo e non è il caso che nel 2000 a Lisbona avessero, diciamo, puntato su un rilancio della ricerca, rilancio che è stato disatteso, quando si parlava dell'obiettivo di raggiungere il 3% delle risorse sul PIL. Questo divario è un divario che si conferma e per certi versi è ancora più netto, vedete il cerchio rosso, quando si vanno a vedere nell'ambito del sistema produttivo quelli che sono i ricercatori per ogni 1000 addetti, quindi che ci dice l'intensità di impiego di risorse qualificate all'interno del sistema produttivo. Qualcosa di veramente ridicolo se andiamo a vedere diciamo, i dati che riguardano i paesi del sud Europa, inclusa l'Italia. Manifestiamo una minore incidenza di laureati nel corso del tempo, la curva dell'Italia addirittura è pressoché piatta. Questi sono gli ultimi dati che ci hanno messo in fondo addirittura la classifica nell'ultimo anno. Quindi sulla popolazione questa quantità di risorse scarsa potrebbe indurre a credere che troviamo pochi ricercatori, perché ne abbiamo effettivamente pochi, ma se andiamo a guardare le fasce giovanili troviamo anche dei tassi di disoccupazione maggiori per i laureati che per i diplomati, perché si può in qualche modo anche giustificare un'ulteriore riduzione di spesa pubblica se è vero che poi anche le imprese non chiedono personale qualificato. Ma che cosa succede e quali sono gli effetti sul sistema economico? Si crea una pericolosa interazione tra una domanda di lavoro meno qualificata, un'offerta di lavoro meno qualificata, che deprime, se vogliamo, che giustifica l'abbassamento dei trend delle risorse che vengono destinate anche alla formazione a livello universitario. Anche perché se si crea un'eccedenza, pur essendo pochi laureati, vengono impiegati dal sistema, è evidente che si innesca un circolo vizioso. Questo circolo vizioso però che cosa alimenta? Alimenta un sistema che sta affondando tutto il suo sviluppo su che cosa? Su una competitività di costo, e lo sappiamo perché sostanzialmente tutte le richieste e tutte le azioni sono intese a lavorare dal lato dell'offerta per l'abbassamento della tassazione e quindi incidere sulla componente di costo del lavoro. Perché sostanzialmente siamo un paese industrializzato che deve promuovere l'innovazione, deve competere dal punto di vista economico sul piano dell'alta qualità della sua produzione. Allo stesso tempo consumiamo innovazione in quanto paese industrializzato, così come gli altri. E che cosa accade dunque? Che consumiamo più innovazione di quanto ne produciamo, e tutto questo fa sì che all'interno anche dei nostri equilibri commerciali si formino dei deficit strutturali, assolutamente strutturali, cioè a prescindere dal ciclo economico, nel quale si differenziano, vedete il cerchio rosso, proprio i paesi del sud Europa, tra cui la stessa Italia. Questi sono dei saldi commerciali che riguardano i prodotti ad alta intensità di ricerca sul PIL, quindi sono depurati della dimensione economica. Spesso dimentichiamo i milioni di buste paga che vengono riempite la sera di un sabato di pace grazie a nuovi prodotti e nuove industrie che hanno fornito posti di lavoro a un numero infinito di americani. Anche questo lo dobbiamo alla scienza. Una nazione che dipende dall'esterno per il suo sapere scientifico di base si troverà, indipendentemente dalle proprie capacità tecniche, rallentata nel progresso industriale e debole nella competizione commerciale. Siamo nel 1945, ai tempi di Roosevelt.